Mister, un attimo, lo prendiamo al volo proprio. Allora, il Catania ha messo in campo la sua determinazione perché vuole tirarsi fuori dalle sabbie mobili. La stessa cosa ha fatto la Ternana. Forse ha peccato un po' di ingenuità nell'ultimo minuto utile del primo tempo. Lì si poteva anche andare negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Direi di sì, perché l'andamento del match fino a quel momento era quello di parità. Catania cercava di far partita, ma non ha costruito tantissimo, anzi quel poco l'ha costruito su situazioni che abbiamo dato noi. E invece noi abbiamo avuto l'occasione con Avenatti, abbiamo sembrato il tiro un paio di volte da fuori area con Vitale e qualcosina abbiamo cercato di giocare, non stavamo subendo. Poi quel gol ha rotto, quell'autorete, ha rotto l'equilibrio, ci siamo dovuti aprire un po' di più e Catania ha giocato di rimessa, tant'è vero che il secondo gol lo ha fatto di rimessa e poi c'è stata un'altra grande parata di Brignoli e tre palle abbiamo concesso a una squadra importante come loro. Noi non abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, però la dignitosa soprattutto nella prima parte, poi abbiamo provato a recuperarla, eravamo in piena emergenza. C'è rammarico proprio per quel finale del primo tempo, perché a un secondo dalla fine abbiamo fatto un errore clamoroso in disimpegno. Comunque, campionato molto difficile, classifica corta, la Ternana che si mantiene comunque fuori dal pericolo rosso, anche se i punti chiaramente con la legge, con i tre punti, diventa anche abbastanza difficile. Però, voglio dire, quello che ha fatto vedere oggi fa sicuramente ben sperare per il prossimo campionato. Dobbiamo migliorare la prestazione di oggi, sensibilmente. Miglioriamo? D'accordo. Grazie.